Coach Giubertoni, se volessimo iniziare con una battuta ti direi lo sapevamo che la partita era alle 21, sì, che non è iniziata proprio con l'intensità giusta. No, probabilmente no, non lo sapevamo. Ecco. Alle 21.05 abbiamo avuto sprazzi di presenze di basket in pizzighettone in campo. Sì, direi anche un po' più tardi, sinceramente. A cominciare dal terzo quarto abbiamo avuto sprazzi di presenze. Sì, non essere No, così. è sempre un po' complicato per chi lavora giocare in una settimanale a questo livello, non sono così scontati, diciamo, però vabbè, non deve essere una scusante, ecco. No, sicuramente siete stati forse anche un po' sorpresi dalla loro aggressività, dall'intensità che hanno messo in campo fin dalla palla 2, da come hanno attaccato bene e soprattutto anche difeso bene sui vostri giochi. Ma allora, no, sorpresi non direi, non abbiamo proprio partecipato alla competizione all'inizio, né in attacco né in difesa, tanto che prima il primo canestro, non so, è arrivato dopo, penso, 3 minuti, 4 minuti, adesso non ricordo bene, però anche in difesa ci siamo fatti sorprendere immediatamente, avevamo poca aggressività sulla palla, dal lato debole non arrivavamo mai, direi che i primi 2 quarti è meglio non riguardare Anche se e cancellarli. scommetto che li riguarderai e avrai Sicuramente sì, qualcosa da sicuramente sì. dire. Di contro comunque siamo entrati bene nel terzo quarto dove abbiamo fatto il break che poi ha deciso la partita e si è rivista un po' la squadra che cerchiamo e vogliamo essere, quella aggressiva in difesa, che non perde rimbalzi, che attacca decisa, che si prende responsabilità sia il tiro, che facciamo arrivare a palla dove vogliamo, allora un po' meglio. Come al solito, insomma, ci abbiamo messo un po' di tempo stasera. Ecco, hai parlato giustamente del terzo quarto dove è arrivato il break grazie a una buona difesa, ma anche appunto a una presenza mentale nettamente diversa rispetto al primo tempo, tante palle sporcate, tanti intercetti, al netto comunque della condizione fisica della Sanse che non poteva essere al 100%, però voi avete fatto quello che dovevate fare. Sì, no, beh, loro alla fine sono un buonissimo roster. È chiaro che adesso probabilmente non hanno nelle gambe il numero di allenamenti che abbiamo noi, quindi sapevamo di dover avere anche pazienza di aspettare la partita probabilmente nel secondo tempo, quindi terzo o anche quarto, perché la qualità poi ce l'hanno, al di là che gli mancano ancora dei giocatori. Non potevamo pensare che si replicasse la partita della settimana scorsa. Quello no, la qualità in campo è cambiata e si è visto. Sì, noi siamo stati più bravi nel terzo quarto in difesa a sporcare tanti palloni, abbiamo sfruttato qualche contropiede l'abbiamo sfruttato male, l'abbiamo buttato via, però direi che siamo entrati con la mentalità un po' più giusta per giocare una partita di campionato. Ecco, se parliamo i freddi numeri, come diciamo sempre, un'ottima percentuale al tiro da 2, così così al tiro da 3. Se parliamo dei tiri liberi, penso che tu abbia qualcosa da recriminare stasera. Ma guarda, è un'annata dove obiettivamente stiamo tirando male, non si direbbe, però stasera, nella prima sera dove scavalliamo gli 80 punti, non abbiamo comunque tirato bene i tiri liberi. Anche in altre partite costruiamo tanti buoni tiri da 3 punti e facciamo fatica a far canestro. Sono quelle cose che alleniamo, sì, alleniamo i tiri liberi, alleniamo il tiro. Poi quando sei in campo è più una questione di testa, come dicono quelli gli allenatori bravi, è una questione mentale, sia il tiro libero che il tiro piedi per terra da 3 punti fatto da tiratore. Perché poi sono obiettivamente noi abbiamo nella squadra tanta gente che può tirare da 3 punti e con buone mani per far canestro. Non stiamo facendo canestro, speriamo che arrivino al momento giusto quando servono un po' più avanti. Per esempio, tra una settimana arriva l'Olimpia Lunezzane, una squadra veramente tosta, difficile, una partita, ne parlavamo prima con Daniele Manini, l'andata è una partita dei punteggi bassissimi, però è una squadra che fisicamente è intensissima, quindi sicuramente non potrete permettervi un approccio alla partita sbagliato. No, non possiamo permetterci un approccio alla partita sbagliata e lo dimostra stasera con nessuno, cioè non con, sicuramente non con la Sanse, né tantomeno neanche la settimana prossima con l'Olimpia e per le partite che verranno. In un campionato così ristretto si diceva fin dall'inizio che questo era il girone di ferro. Il girone di ferro è perché ci sono tutte squadre competitive. Sicuramente l'Olimpia Lunezzane ha molta fisicità, soprattutto nel reparto degli esterni e dobbiamo riuscire a togliere quegli errori che abbiamo fatto all'andata, soprattutto dal punto di vista offensivo e attaccarli un po' meglio, replicando magari, cercando anche lì di migliorare qualcosina, ma sarà difficile la parte difensiva, visto che avevamo subito veramente poco.
Chiaro, poi loro hanno giocatori intensi, giocatori fisici e dobbiamo replicare e essere pronti. Allora, aspettiamo una settimana per rivedervi. Grazie coach. Grazie a te.